Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Oggi voglio parlare come ottenere il massimo dal proprio tempo a disposizione, perché tutti abbiamo 24 ore a disposizione. È una delle cose più eque su questa terra, o la cosa più equa. Albert Einstein, Elon Musk, Matteo Piccolo, abbiamo tutti 24 ore su questa terra. Quindi capiamo come ottenere il massimo dal tempo che noi abbiamo a disposizione. Prima di tutto mi presento, sono Matteo Piccolo, un imprenditore appassionato di crescita personale e spirituale dal 2006. In questo canale racconto il mio viaggio come essere umano e come imprenditore, e racconto il mio viaggio per trovare un equilibrio tra lavoro, vita personale, benessere e il mio viaggio interiore. Questo momento della mia vita è molto pieno. Il mio tempo si divide tra due società, mi sto allenando molto forte per lo stretto di Messina che terrò a luglio, quindi le mie giornate sono molto molto piene e questi contenuti mi prendono altrettanto tempo, ma mi danno un valore, una soddisfazione enorme registrarli, crearli per tutte le persone che li guarderanno, quindi lo faccio davvero con amore. Ma a tutto ciò il mio tempo è limitato e quindi devo capire come ottenere il massimo dei risultati con il tempo che ho a disposizione, pur avendo comunque un team che mi aiuta e mi supporta. Iniziamo insieme e scopriamo queste tecniche per me incredibili e mi hanno aiutato tantissimo per ottenere comunque risultati abbastanza impattanti dal mio piccolo punto di vista. Primo punto: devi individuare tutte le distrazioni che hai attorno a te. Come vedete qui attorno a me la scrivania è pulita, ovviamente anche per registrare questo contenuto, ma quando lavoro tolgo tutto quello che non mi serve, così da mantenere la mia mente libera, sgombra e focalizzata sul computer, su quello che io devo andare a fare, su quello su cui io devo concentrarmi. Il telefono, vedo che mi distrae, vedo che prendo Instagram ogni 2-3 secondi. Instagram. Il telefono per vedere Instagram. Prendo il telefono e lo metto via. Quindi capisco che cosa mi distrae e cerco di eliminarlo. Oppure, cosa puoi fare? Puoi capire come metterti in stato. Cosa intendiamo come metterti in stato? Sai che una determinata canzone ti aiuta a concentrarti, ti tiene le cuffie per concentrarti. Quindi cerca di capire che cosa ti aiuta per riuscire a togliere le distrazioni e ad aumentare la concentrazione, che sia della musica, che sia un suono, che sia una pianta vicino a te, una certa tipologia di luce. Quindi capisci che cosa ti può aiutare per aumentare la tua concentrazione e quindi ridurre le distrazioni. Secondo punto: fissa degli obiettivi chiari. Ti lascio in descrizione, qua sopra comparirà anche un video su come impostare gli obiettivi con la metodologia SMART, quindi ti invito a guardarlo. E impostando gli obiettivi chiari avrai ben in mente che cosa devi fare durante la giornata e quali sono quelle attività, quei compiti, quelle task che ti genereranno più risultato. Quindi parti concentrandoti su quelle, perché le hai definite con i tuoi obiettivi. Quindi il tuo obiettivo è quello, capisci quali sono quelle attività su cui devi concentrarti per portare il maggior numero di risultati e lavora su quella. Terzo punto: organizza il tuo spazio di lavoro. Come anticipato nel primo, togli tutte le distrazioni. Sai che ti serve un blocco per gli appunti, una penna, il computer, caricabatterie e l'hard disk. Tieni solamente quelle sulla scrivania, così da non avere distrazioni e organizzare il tuo luogo di lavoro. Io ad esempio lavoro in camera o in cucina, dipende, a me piace anche tanto lavorare in cucina perché mi rilasso. In camera, se ho un divano o un letto di fronte a me, quel letto di fronte deve essere totalmente ordinato per non avere distrazioni, per riuscire ad avere anch'io pulizia mentale nella mia testa. Quarto punto, una strategia che utilizzo: faccio delle pause. Ogni 50 minuti, ora, cerco di fare una pausa di 10-15 minuti. La mia pausa consiste nel non vado a vedere Instagram nel telefono, altrimenti comunque il mio cervello non stacca, ma vado in terrazza, guardo fuori all'aria aperta, prendo boccate di ossigeno, bevo un po' d'acqua. Comunque faccio qualcosa anche per tenere in movimento e riuscire a staccare la testa e gli occhi direttamente dal computer, così poi da tornare molto più attivo sul computer e sul mio lavoro. Quinto punto: per aiutarti a mantenere la concentrazione, ma anche riuscire a lasciare andare un po' di stress, se hai una call importante, hai una consegna, una presentazione che sai che ti prenderà un certo impegno mentale, ti consiglio di portare avanti la respirazione rettangolare. Fighissima, dirai il nome, ma in che cosa consiste? Ora la facciamo insieme. Siete pronti? Sedetevi sulla sedia, belli comodi. Come funziona la respirazione rettangolare? Dovete ispirare per 3-5 secondi, pian piano che diventerete bravi, possono diventare anche 10, 15, 20, e poi trattenere il fiato per lo stesso numero di secondi.
successivamente espirare per lo stesso numero di secondi e poi trattenere il fiato e nuovamente dopo espirare. Ogni blocco di ispiro, trattieni, espiro, trattieni va fatto per lo stesso numero di secondi. Facciamo un esempio, ispiriamo. Tratteniamo. Espiriamo. Tratteniamo. Ispiriamo. Tratteniamo. Espiriamo. Tratteniamo. Ispiriamo. Tratteniamo. Espiriamo. Tratteniamo. E così via. E continua. Questo per aiutarti a mantenere la concentrazione e tornare un attimo in stato, al momento presente. Queste sono 5 di alcune strategie che utilizzo per riuscire a ottenere il massimo, aumentare la mia concentrazione legato al tempo che ho a disposizione. Se utilizzi altre strategie, ti chiedo di condividermele nei commenti così da creare e utilizzare questo video, questo contenuto, come uno strumento per migliorare tutti insieme. Ti chiedo di lasciare un like, iscriverti al canale e ti aspetto settimana prossima con un prossimo video. Grazie per essere arrivato fin qui e aver visto questo contenuto. Ciao e a presto!